Ciao a tutti da Dr. Cthulhu. Oggi parlerò del secondo video dedicato ai giochi in solitario, Gatto Matto. Creato da Bob Ferron, o Ferron, non so bene come si pronunci, è un gioco in solitario dalla durata variabile, anche perché il gioco è composto da 48 enigmi. Naturalmente i primi saranno più facili e li risolveremo in pochi secondi, mentre gli ultimi saranno più difficili e impiegheremo diversi minuti per risolverli. Più che un gioco da tavolo si tratta di un enigma. Dentro la scatolina di cartone ne abbiamo un'altra di plastica contenente 12 gatti e 48 enigmi. In alto abbiamo due carte con le istruzioni. Questo è lo schema per riporre i gatti dentro la scatola. Ogni carta corrisponde ad un enigma. Questo è il primo, quindi non credo di farvi un grosso spoiler a farvi vedere come funziona, anche perché il primo è veramente facile. In basso vi è indicato il numero dell'enigma, questo è appunto il primo, il numero di gatti che andremo a posizionarci e il numero di strati su cui devono essere messi i gatti. A destra invece abbiamo il livello di difficoltà, questo è il livello verde, quindi il più facile di tutti. In ogni caso è scritto anche in alto, principiante. Sotto il livello di difficoltà abbiamo i gatti che ci serviranno per completare l'enigma. Adesso dovremo disporre questi gatti per coprire tutti i quadretti presenti sulla carta. Questo è solo un esempio su come può essere risolto questo enigma. Questa parte del gatto non è considerata uno spazio vuoto e quindi questo enigma è risolto. I gatti possono essere messi anche capovolti, nessun gatto deve mai sporgere al di fuori del quadrato e nel caso dovessimo fare più piani, i gatti possono essere messi anche in verticale. Possiamo metterli anche su un fianco oppure capovolti come è piazzato questo. I gatti possono essere messi in qualsiasi modo, basta che rimangano dentro il perimetro. Una volta completato l'enigma o se proprio non riusciamo a risolverlo, possiamo capovolgere la carta e verificare la soluzione. In conclusione, un piccolo rompicapo dagli ottimi materiali. I gatti sono veramente fatti bene e anche le carte rappresentano bene quello che dobbiamo fare. Naturalmente la difficoltà varia dai livelli più facili a quelli più difficili, anche se personalmente qualche livello da principiante mi ha messo in difficoltà. Non dico che ci ho passato delle ore, però qualche minuto ce l'ho passato. Naturalmente, vista la tipologia, deve piacervi, altrimenti è un gioco totalmente inutile. Se non vi piacciono i rompicapo, non lo comprate. Un saluto dal vostro Dottor Cthulhu e al prossimo video.